Grazie a voi, grazie a tutti di esserci. Innanzitutto voglio ringraziare i consiglieri regionali e tutto il Movimento 5 Stelle della Toscana perché oggi mettono a segno un obiettivo che era quello del Movimento 5 Stelle e ha presentato nelle istituzioni. Finalmente riusciamo ad attivare una commissione d'inchiesta su questa che è la vicenda, uno scandalo bancario secondo noi più grande d'Italia, sostanzialmente quello che è uno dei più importanti degli ultimi anni sicuramente. E credo che questa conformazione che voi vedete qui a questo tavolo, che coinvolge consiglieri comunali, parlamentari, senatori, deputati, consiglieri regionali, sia proprio l'espressione di quello che il Movimento sta facendo a 360 gradi, cioè da quello che diciamo dal Consiglio Comunale arriva fino all'Unione Europea, fino al Parlamento Europeo, quindi ci siamo coerenti in tutte le nostre istituzioni dove siamo presenti. La grandezza di questo gesto è oggi fa anche capire che il Movimento 5 Stelle è cresciuto molto e che grazie a uno studio, quindi sostanzialmente non portiamo più all'interno delle istituzioni gente, qualche volta ci hanno accusato di essere impreparati, noi neanche siamo entrati, già conoscevamo appunto l'articolo dello statuto che ha permesso ai consiglieri regionali della Toscana di attivare questa commissione d'inchiesta. Guarda caso si riesce ad attivare la commissione d'inchiesta quando non è richiesta la votazione assembleare della maggioranza, quindi quando non c'è di mezzo il Partito Democratico sostanzialmente. Quindi questo è un dato importante. Le cose buone le riusciamo a fare soltanto quando non c'è il Partito Democratico. Quando si parla di commissione d'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena è fondamentale che l'opinione pubblica e i cittadini sappiano che si sta parlando della banca del Partito Democratico, perché all'interno del Consiglio di Amministrazione della banca è formato da membri nominati dal Comune di Siena, dalla provincia di Siena e dalla Regione Toscana, che chiaramente sono legati direttamente al Partito Democratico. Questo deve essere chiaro a tutti e deve essere sottolineato più volte. Mentre stiamo parlando, e ci tengo a sottolinearlo perché sono tre anni che vado nell'Assemblea di Monte dei Paschi di Siena a dire queste cose, che oggi per la prima volta, grazie a questo strumento della commissione d'inchiesta, verranno dette e analizzate finalmente in una commissione pubblica dove la gente potrà avere accesso agli atti, potrà capire effettivamente come stanno le situazioni e non soltanto dover fare richieste alla giustizia, che è l'ultimo baluardo rispetto a quello che accade all'interno di quella banca. Bene, allora quello che voglio dire è che mentre noi stiamo parlando, i bilanci di Monte dei Paschi di Siena, anche in questo momento, sono truccati. Ci sono dei trucchi all'interno del bilancio che contabilizzano, o meglio trattano, dei derivati, quindi degli strumenti speculativi, come titoli di Stato. Questa è una cosa che ormai è acclarata e accertata. Stiamo parlando di, parlano 15 miliardi di euro, 4 miliardi di monti bond più 5 miliardi in due aumenti di capitale, quindi 5 miliardi nel 2014 e 5 miliardi nel 2015, quindi fatti all'ultima assemblea, di aumento di capitale richiesto agli azionisti. Azionisti che in 6 mesi hanno visto bruciare i loro patrimoni. Quindi questa è una cosa fondamentale. Come accade? Come accade? Accade quando c'è irresponsabilità da parte della vigilanza. Io voglio ricordare a tutti che gli strumenti che hanno portato alla bancarotta sostanzialmente e al fallimento tecnicamente di questa banca Monte dei Paschi di Siena, perché chiaramente con un aiuto pubblico di 15 miliardi, o meglio un aiuto pubblico di 5 miliardi, chiunque si sarebbe salvato, la Paramount si sarebbe salvata, qualsiasi grande azienda si sarebbe salvata, la Enron negli Stati Uniti con Mario Draghi magari al governo si sarebbe salvata anche lei. Allora, fondamentale capire che chi ha avallato il padre spirituale di questa operazione è chi oggi è il presidente della Banca Centrale Europea, quindi Mario Draghi. Mario Draghi sapeva perfettamente che tutte le operazioni fatte dall'acquisto di Andromeda, dal derivato Santorini con Deutsche Bank, piuttosto che Alexandria con Nomura, Mario Draghi era perfettamente a conoscenza perché i vari ispettori della vigilanza di Banca d'Italia avevano segnalato le irregolarità all'interno di questi strumenti finanziari. Quindi Mario Draghi è complice di questa situazione ed è importante perché si profila un legame che va dal Comune di Siena, passando per la Banca d'Italia, arrivando fino alla Banca Centrale Europea. Oggi la Banca Centrale Europea è interessata al fenomeno, quindi conosce bene quella situazione di banca della Banca Monte dei Paschi di Siena, ma ancora non muove un dito. Noi ci chiediamo, continuiamo a chiederci, e questo verrà fuori dalla commissione di inchiesta chiaramente, per quale motivo con tutte le banche del nostro paese, Banca Marche, Banca Liguria, si è proceduto al commissariamento
e invece per Monte dei Paschi di Siena questa operazione non è accaduta. In conclusione dico questo, non dilungarmi troppo, non stiamo facendo questa commissione di inchiesta per accertare quali sono le problematiche all'interno dei bilanci, perché ormai quelle sono note, noi abbiamo già pronti dei faldoni, delle carte e degli allegati che consegneremo in commissione, della quale spero il Movimento 5 Stelle darà la presidenza, perché chiunque degli altri partiti è coinvolto in maniera diretta o indiretta all'interno di questa vicenda. Quindi chiedo e credo che sia opportuno che ci sia il Movimento 5 Stelle alla presidenza di questa commissione d'inchiesta, e soprattutto domando a voi, dal momento che abbiamo detto che la Banca del Monte dei Paschi è la banca del Partito Democratico, se è opportuno che all'interno della commissione ci sia chi è l'oggetto della commissione d'inchiesta, cioè se è opportuno che ci siano dei consiglieri regionali del Partito Democratico. Io ho paura che vengano a insabbiare delle cose, perché chiaramente il Partito Democratico ha tutto interesse a silenziare la questione. Allora, in conclusione, come dicevo, dico, non ci sono da indagare le responsabilità tecniche, quello lo sta facendo, l'ha fatto già egregiamente la magistratura e continuerà il suo lavoro. Noi dobbiamo indagare sicuramente, spalleggiando chiaramente la magistratura, sulle responsabilità politiche. Questa è una cosa fondamentale e mi auguro che l'informazione e magari, che ne so, qualche organo speciale dell'esercito sia a protezione di questa commissione, perché chiaramente da qui verranno fuori tutti i legami tra il governo centrale, tra Renzi, la massoneria, i poteri forti bancari di questo paese. E quindi chiedo a voi media, a tutti i giornalisti, di avere